Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi, come vi avevo promesso, realizziamo insieme uno zainetto di fettuccia, precisamente questo. Io l'ho realizzata con una fettuccia color jeans e poi l'ho decorato con del bianco e l'ho chiuso così, con una chiusura cartella. Voilà, dopo qui ho messo un regola cordino in questo modo, ho decorato la pattina con delle perline, come potete vedere, e dietro ho realizzato le bretelle così, di colore bianco, mentre il manico qui in cima l'ho realizzato sempre col color jeans, e questo è il risultato finale. Io spero che questo progetto vi piaccia, a me piace tantissimo, sono veramente contenta di aver realizzato questo zainetto. Se provate anche voi a realizzarlo, mi raccomando, sul gruppo di Facebook Mari l'amica uncinettina aspetto di vedere con ansia le vostre foto, quindi vi lascio anche il link del gruppo in descrizione se vi fa piacere iscrivervi. Io vi mando un bacio enorme e vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo zaino è una bobina da 500 grammi di fettuccio per borse. Io utilizzo questa qui in questo, diciamo, raro ma bellissimo color jeans, e andrò a lavorare con un uncinetto numero 7. Generalmente si potrebbe usare anche un 8, però io voglio che resti una lavorazione bella compatta con uno zainetto informe, quindi ho deciso di usare un numero 7. E poi ci servirà una chiusura cartella che in questo momento non ho da farvi vedere, ma che vi farò vedere in seguito. Vi ricordo che tutto il materiale lo trovate in vendita sul sito www.merceriamari.it. Allora, per prima cosa facciamo il nostro cappio e avviamo 10 catenelle. Una volta realizzate tutte e 10 le nostre catenelle, ne facciamo ancora una. E andiamo a lavorare una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Ho lavorato tutte e 10 le mie maglie basse, sono arrivata qui, nell'ultimo punto ne ho già fatta una, ma vado a farne altre due all'interno di questo stesso punto. Vedete, una, e ne faccio ancora un'altra, in modo che siano tre, diciamo, all'interno dello stesso punto. Quindi prima lavoravamo per così, abbiamo fatto gli aumenti qui nel lato e adesso dobbiamo andare a lavorare dall'altra parte le nostre maglie, così come si presentano, sempre maglia bassa. Quindi puntiamo così e partiamo a lavorare le nostre maglie basse. Vedete? Una volta lavorate tutte e 9 le maglie anche dall'altro lato, ci troviamo qui nell'ultimo punto dove abbiamo già una maglia che è quella del giro di sopra, e di nuovo dobbiamo andare a farne due nello stesso punto al fine di averne sempre tre nello stesso punto, ok? Quindi una ce l'avevamo già, andiamo a lavorarne altre due. Così. Adesso facciamo una catenella. Andiamo nel primo punto che ci troviamo di seguito e facciamo un aumento, quindi lavoriamo una maglia bassa e nello stesso punto un'altra maglia bassa. Dopodiché procediamo a lavorare le nostre maglie fino all'altro ultimo punto dall'altra parte della curva, no? Dove avevamo i tre aumenti. Lavoriamo fino qui a maglia bassa. Thank you.
arrivati qui sull'angolo, dobbiamo andare a fare nelle tre maglie che avevamo prima qui della curva un aumento per ogni maglia, quindi se prima ne avevamo tre, adesso dovremmo poi averne sei. Quindi vedete, qui sono andata a fare un aumento, poi qui, che è quello centrale, faccio una maglia bassa e nello stesso punto un'altra, e di nuovo nel punto successivo vado a lavorare un aumento. Voilà, adesso proseguo a lavorare a maglia bassa fino a di nuovo arrivare qui, dove negli ultimi due punti andremo a fare di nuovo un aumento per ogni punto. Quindi vedete, sono qui, ho ancora questi due, il decimo e l'undicesimo punto, diciamo, e vado a fare un aumento per ogni punto. Voilà, abbiamo terminato anche il secondo giro. Adesso facciamo di nuovo una catenella e una maglia bassa. E lavoriamo a maglia bassa per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punti. 11 punti di maglia bassa. Allora, ho realizzato i miei 11 punti a maglia bassa e ho inserito un marcapunti nel primo punto del giro per saperlo riconoscere. Magari vi è utile anche a voi. Allora, adesso a questo punto dobbiamo andare a fare un aumento nel punto successivo. Una maglia bassa. Di nuovo un aumento. E di nuovo un'altra maglia bassa. E vedete che abbiamo fatto la curva. Quindi adesso andiamo a lavorare altre 10 maglie basse. Quindi nei successivi 10 punti. Realizzati tutti e 10 i nostri punti, siamo di nuovo qui nella curva e dobbiamo andare a fare un aumento, una maglia normale, un aumento e una maglia normale. Quindi, in questo punto vado a fare un aumento, poi vado a lavorare una maglia bassa singola nel punto seguente, di nuovo un aumento. E di nuovo una maglia normale. Per maglia normale intendo una maglia bassa senza aumenti. E voilà. Allora, iniziamo un nuovo giro, quindi tolgo il marker. Facciamo una catenella e una maglia bassa nel punto seguente. E poi riposiziono il mio marker. E poi proseguo a lavorare altre 11 maglie basse, quindi una l'abbiamo già fatta, che sarebbe la dodicesima, e ne lavoriamo altre 11.
Una volta realizzate quindi queste nostre maglie basse, andiamo a fare un aumento nel punto seguente. Poi lavoriamo due punti normali, quindi a maglia bassa senza aumenti. Scusatemi, ne lavoriamo tre senza aumenti e nel quarto di nuovo facciamo un aumento. A questo punto andiamo a lavorare altri 12 punti bassi. E ripetiamo poi gli stessi aumenti nella curva, ok? Quindi adesso qui 12 maglie basse, poi un aumento, le altre maglie basse, di nuovo un aumento fino ad arrivare al marker. Arrivati a questo punto abbiamo un fondo che non è eccessivamente grosso, è un fondo abbastanza piccolo e potrebbe essere utilizzato per uno zaino da bambini, ma dato che io invece non lo voglio fare da bambini, lo voglio fare per adulti, voglio che questo fondo sia un po' più grande, però abbiamo finito con gli aumenti e io adesso continuerò a girarci attorno per almeno altri tre giri, solo più a maglia bassa, senza più aumentare. Vedete voi, in base alla dimensione che volete realizzare dello zaino, se questa vi sembra sufficientemente grande potete fermarvi qui, se no anche voi potete proseguire a fare uno o più giri ancora, sempre a maglia bassa, girando attorno. Guardate, ho realizzato il fondo e questa è la misura definitiva che io ho deciso di tenere e in totale ho fatto 6 giri, quindi 6 giri lavorato tutto in tondo. Adesso vediamo come salire e realizzare la parte superiore dello zaino. Allora, innanzitutto giriamo il lavoro, perché la parte del fondo, della parte bella del dritto del fondo deve rimanere da fuori. E dopodiché partiamo facendo un giro intero di maglia bassa, quindi una maglia per ogni punto. Così per tutto il giro. Quindi una volta finito il primo giro di maglia bassa, che io l'ho fatto qui, ecco che iniziamo il punto che andremo a fare, che è un punto semplicissimo. Allora, saltiamo la prima maglia che dovremo andare a lavorare, che sarebbe questa, andiamo nella seconda e facciamo una maglia bassa. Dopodiché torniamo indietro e andiamo a ripescare la maglia che abbiamo saltato. Voilà! E vedete che si forma questo incrocio, è un punto veramente semplice ma comunque molto carino. Poi, ripeto, questo è uno zaino che voi potete fare al punto che volete, nel senso che una volta realizzata la base potete fare tutta maglia bassa, potete fare maglia alta, potete fare altri punti anche più complessi, quello che vi sembra, ok? Perché tanto adesso dobbiamo alzarci e proseguire dritti a lavorare per una serie di giri, no? Con il punto che abbiamo scelto. Io vi propongo questo qua che ho già realizzato diverse volte, un punto che mi piace sempre tantissimo. Quindi salto il primo punto, vado nel secondo, faccio una maglia bassa, torno indietro e recupero recupero il punto che ho saltato e faccio un'altra maglia bassa. Quindi adesso io dovrei puntare qui. Invece vado nel punto seguente e faccio la mia maglia bassa, dopodiché torno indietro e vado a puntare dove prima ho saltato il punto. E anche stavolta faccio una maglia bassa. Ok, vedete che si creano questi intrecci. Ok, lo vediamo ancora una volta, quindi salto questo punto, vado nel successivo e dopo torno indietro e recupero il punto che ho saltato. Voilà. Proseguiamo così per tutto questo giro e per tutti i seguenti, cioè il punto poi si svolge nello stesso identico modo e l'unica cosa che adesso noi dobbiamo andare avanti e aumentare, continuare a crescere di tanti giri fino a alto quanto vorremmo il nostro zainetto, poi insieme vedremo come fare la pattina, però per ora andiamo avanti così.
Guardate, ho realizzato 13 giri e questa è l'altezza definitiva del mio zainetto. Adesso vi faccio vedere come realizzare la pattina. Allora, innanzitutto, come potrete vedere, qui poi sui lati si andrà a stringere e qui davanti verrà la nostra piccola pattina che adesso vediamo appunto come andare a realizzare. Allora, combinazione, io mi trovo qui su all'inizio di un lato e adesso proseguo a lavorare a questo punto fino ad arrivare all'altra estremità dell'altra parte dell'altro lato. Quindi sempre salto un punto, faccio una maglia bassa, torno indietro a recuperare il punto che ho saltato e faccio l'altra maglia. Una volta arrivate all'altra estremità, invece di proseguire, giro e lavoro nell'altro senso, tornando, diciamo, indietro. Una volta tornato indietro e arrivato all'altro lato, di nuovo facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e riprendiamo a lavorare di nuovo fino ad arrivare qui, sempre con lo stesso punto, e lavoriamo solo più questo pezzettino da una parte all'altra. Quindi adesso ripartiamo. E di nuovo andiamo avanti a lavorare il nostro punto fino all'altra estremità. Guardate, in totale ho realizzato 4 giri così da un lato all'altro di questo punto. Adesso vediamo come andare a fare le diminuzioni per arrotondare la nostra pattina. Quindi sono arrivata qui alla fine del giro, faccio una catenella, giro il lavoro e proseguo in questo modo. Quindi ho fatto una catenella, salto il primo punto in cui sarei dovuta andare a lavorare e parto dal secondo punto, quindi questo blocco qui che è il primo, composto da 2 maglie, lo salto e parto a lavorare dal secondo blocco. Quindi in totale salto 1, 2, 3 punti nella quarta maglia e faccio una maglia bassa, torno indietro e recupero quella che ho saltato. In questo modo vedete che vi si crea questo. Dopodiché proseguo a lavorare il mio punto. Sono arrivata qui, mi mancano 2 blocchi, salto il penultimo e vado a lavorare l'ultimo. Ok, quindi questo blocco formato dai 2 punti lo salto e vado direttamente a lavorare l'ultimo. Voilà, vedete che la mia pattina incomincia a stringersi. Adesso giro, faccio una catenella, giro il lavoro e di nuovo facciamo la stessa cosa, una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine giro. Quindi ripetiamo questo procedimento come abbiamo fatto in questo giro per anche il successivo. Guardate, la nostra pattina incomincia a prendere forma. Adesso realizziamo ancora altri 2 giri dove andiamo sempre a fare una diminuzione a inizio giro e una diminuzione a fine giro. Quindi ne abbiamo già fatti 2 e ne facciamo altri 2 giri sempre in questo modo. Guardate, ho terminato la mia pattina, adesso andrò ancora a bordarla però di un altro colore in contrasto e ve lo faccio vedere tra un attimo, ok? Andrò a bordarlo ancora tutto attorno a maglia bassa con il bianco. Adesso vi faccio vedere come realizzare qui il manico e poi le bretelle.
Allora, per realizzare sia il manico che appunto le bretelle, dobbiamo fare dei pezzi a tubolare. Come? Partiamo realizzando 3 catenelle, così, e dopodiché andiamo a caricare le 3 maglie sull'uncinetto. In questo modo le tiriamo ben bene che siano larghe, sfigliamo l'uncinetto da tutte e tre, lo rinfiliamo nel primo, prendiamo il filo che abbiamo qui e andiamo a chiuderla. Infiliamo l'uncinetto nella seconda asola, carichiamo il filo e andiamo a chiuderla. Infiliamo l'uncinetto nell'ultima asolina, andiamo a prendere il filo e la chiudiamo. E abbiamo di nuovo 3 asoline sul nostro uncinetto. Nuovamente lo sfiliamo da queste due che allarghiamo bene che non si perdano e lo lasciamo infilato solo nella prima. Prendiamo il filo e andiamo a lavorare la prima. Rinfiliamo l'uncinetto nella seconda e andiamo a lavorarla. Rinfiliamo l'uncinetto nella terza e andiamo a lavorare anche quest'ultima. Vedete, adesso nuovamente sfilo il tutto, lascio solo nella prima, prendo il filo e la lavoro. Entro nella seconda, prendo il filo e la lavoro, entro nella terza, prendo il filo e la lavoro. E così via, vedete che si crea un tubolare. E devo realizzare 3 pezzi lunghi quanto desidero, quindi il primo pezzo sarà cortino perché andiamo a fare solo il manico, gli altri due pezzi saranno invece più lunghi perché andiamo a fare le bretelle. Con questa tecnica. Guardate, ho realizzato il mio primo pezzo a tubolare che sarà il manico, dopodiché ne vado a realizzare altri due molto più lunghi che invece servono per le bretelle che andranno a spalle. Adesso, come vi dicevo, voglio bordare la pattina con un altro colore, in questo caso il mio è il bianco. Allora io vado a puntare qui, nell'angolino in basso, mi inserisco facendo una maglia bassa. E dopodiché lavoro tutto attorno alla mia pattina facendo tutti i punti bassi. Vedete? In questo modo. E procedo così per tutto il giro. Allora, guardate, ho bordato la mia pattina di bianco e dopodiché ho fatto passare sempre con la fettuccia un nastrino tutto qua attorno, vedete, che in modo si possa che si, lo zainetto si possa tirare e poi anche allargare e poi di nuovo tirare, ok? Quindi qua poi andrò a metterci delle perline al fondo, a fare qualcosa per finirlo. Adesso voglio farvi vedere come mettere la chiusura cartella che non avevo da farvi vedere è questa qui. Si apre in questo modo e adesso appunto vediamo come andarla a fissare. Allora, innanzitutto prendiamo la parte, questa qui che si aggancia, che è quella che dovremmo andare a posizionare qui in mezzo alla pattina. Allora, qui vedete che questa chiusura ha un'apertura in cima. Io la allargo leggermente in modo da poter andare a pinzare in questo modo la mia pattina. Così, guardo di averla messa bene al centro e nella posizione che desidero. Dopodiché si inserisce questo pezzettino qui da sopra, qui nei forellini. Così escono le due alette da sotto,
in questo modo e si vanno a piegare. E voilà, abbiamo posizionato la nostra chiusura. Adesso prendiamo questo pezzettino qui, vedete che anche questo ha sempre due alette che dobbiamo però adesso andare ad allargare. Voilà, e questo dobbiamo andarlo a posizionare qua in corrispondenza di esattamente dove andremo a chiudere lo zaino, quindi mi raccomando provate bene che deve essere posizionato esattamente dove poi ci sarà l'aggancio, in questo modo, dietro a questo pezzettino che bisogna andargli a inserire e poi di nuovo si piegano le alette. Quindi io ho deciso che lo voglio mettere qui, vado a posizionare all'interno questo pezzettino e poi piego le alette. Guardate, finalmente ho terminato lo zainetto, ho cucito le perline per abbellirlo ulteriormente e sono andata ad attaccargli il manico in cima e dietro le bretelline. Quindi questo è quanto, io spero che vi piaccia, fatemi sapere se provate a realizzarlo, un bacione enorme, ciao!